Vorrei parlarvi brevemente del cholangiocarcinoma, che è un tumore assai complesso, che richiede spesso un iter sia diagnostico che di cura indaginoso. Trattasi a tutti gli effetti di un tumore che possiamo considerare abbastanza raro perché si stima colpisca tra i 5 e i 10 abitanti ogni 100.000 abitanti d'Italia ogni anno, con un numero globale stimato ogni anno di circa 5.000 nuovi casi. È un tumore che spesso viene diagnosticato in fase tardiva e quindi vi è una quota parte di malati che non possono essere operati o trattati in maniera potenzialmente curativa, ma vi è comunque una buona parte di malati che invece fortunatamente possiamo intercettare e a cui possiamo offrire un percorso di cura potenzialmente curativo e che non va quindi negato a priori. Dal punto di vista clinico sono pazienti che, per quanto riguarda specialmente la forma di presentazione come massa intraepatica, hanno scarsi sintomi perché sappiamo che il fegato è comunque un organo che ha un'ampissima riserva funzionale, per cui ora che si possono sviluppare dei sintomi di insufficienza o di malfunzionamento in generale, che può accadere, ma accade ovviamente nelle fasi più tardive, tempo ne passa. Dolore in genere ve n'è poco, ci possono essere delle situazioni anche di ingombro, magari volumetrico, ma sono abbastanza rare. Più spesso sono diagnosi che possono essere incidentali in corso di altri accertamenti, anche perché il cholangiocarcinoma è un tumore particolare perché non riconosce, se non per una piccola quota parte di pazienti che hanno delle malattie autoimmuni al fegato, non riconosce dei fattori di rischio specifici. Vi è poi la presentazione come stenosi dell'ilo biliare, quindi restringimento della convergenza biliare, che invece per definizione tende a presentarsi con l'ittero. Si tratta di tumori molto piccoli ma estremamente complessi, dove la proporzione di malati che possiamo operare è ancora inferiore rispetto a quelli che hanno una presentazione intraepatica. Dal punto di vista generale è fondamentale che arrivi il messaggio che sono malati complessi e che è bene che siano gestiti in centri di riferimento dove siano presenti delle competenze riconosciute, specialmente in ambito epatobiliare, e dove vi sia anche un gruppo multidisciplinare che per definizione è fatto dal chirurgo epatobiliare, dall'oncologo epatobiliare, da un radiologo, dal radiologo interventista, da un radioterapista e da un epatologo, più una serie di altre figure che possono in maniera complementare aggiungere delle informazioni, delle cose importanti per il malato e che prendono in cura il paziente fin dalla diagnosi, proponendo poi un iter di cura e poi anche successivamente per quelli che sono i controlli, laddove il malato possa poi eventualmente sviluppare una ripresa di malattia e questa sia ulteriormente trattata. La chirurgia resta fondamentale per questi malati perché se la malattia è resecabile va resecata. Resecare vuol dire togliere parte del fegato e i linfonodi adiacenti al fegato. Le malattie metastatiche invece generalmente non hanno indicazione chirurgica, però anche lì è bene che vi sia un inquadramento diagnostico-terapeutico in un centro di riferimento perché in termini di terapia sistemica, che è l'altra grossa parte di cura che si fa in questi malati, specialmente se metastatici, oggi abbiamo dei farmaci, alcuni ancora già disponibili in Italia, altri arriveranno, che si possono usare per quella quota parte di malati che ha una malattia con determinate mutazioni cosiddette targettabili, cioè mutazioni bersagliabili da farmaci che sono alcuni disponibili, altri sono in studio in alcuni trial e un domani arriveranno. Però il controllo di queste mutazioni si può già fare in alcuni centri e quindi è una buona cosa che vi sia la possibilità e che questa informazione non sfugga. Il messaggio fondamentale è quello quindi di, da un lato, centralizzare in qualche modo, in qualche centro di riferimento, questi pazienti con una figura di riferimento che per il tipo di malattia deve essere il chirurgo epatobiliare, senza nulla togliere agli altri specialisti, che sia quindi in grado di identificare quella quota parte di malati operabili, e che in ambito multidisciplinare condivida con gli altri specialisti tutto l'iter di diagnosi e cura che poi viene comunicato e attuato sul malato.